In meno di 24 ore sono state quasi 10.000 le richieste di adesione pervenute dal personale sanitario per le prime somministrazioni del vaccino contro il coronavirus. A queste si aggiungono le oltre 20.000 dosi riservate agli ospiti di RSA. Sono i numeri emersi dopo che la regione ha aperto un modulo di prenotazione online riservato esclusivamente al personale sanitario. L'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco ha invitato il personale sanitario a compilare il modulo entro domenica 20 dicembre. Questa mattina proprio l'assessore ha incontrato i presidenti dell'Ordine dei Medici delle province pugliesi, che hanno richiesto che l'accesso prioritario alla vaccinazione non deve essere riservato solo a dipendenti e convenzionati, visto che tutti i medici iscritti all'ordine esercitano un'attività sanitaria e sono pertanto a rischio di contagio. Il principio è stato condiviso da Lopalco, che ha chiarito: provvederemo di concerto con l'Ordine dei Medici Pugliesi a rimodulare l'offerta vaccinale, in modo da poter includere anche gli odontoiatri e tutti i liberi professionisti non convenzionati che in prima battuta non erano stati previsti nelle stime regionali. La Puglia infatti riceverà un primo lotto da 94.000 vaccini per la prima dose delle due previste, a fronte dei 105.000 richiesti dalla Regione, calcolati in base al fabbisogno.